tra di noi dicendo perché no portare una gara del genere, dato che di fatto non esistono ancora gare di questa lunghezza, di questa portata nel nostro territorio, non solo nel nostro comune, ma direi nella provincia e buona parte della regione. E quindi l'idea è nata dal desiderio di voler valorizzare e di voler far riscoprire il nostro entroterra, perché è bellissimo e merita davvero molto. Quindi portando le persone, portando consapevolezza di quello che c'è proprio qua sopra, sopra le nostre spalle, è davvero qualcosa, un'opportunità grandissima, e credo che con questa gara riusciremo davvero a raggiungere questi obiettivi. Il percorso sicuramente non è facile, piuttosto tecnico, e richiede sicuramente una grande preparazione, non solo a livello di fisico, ma anche mentale, perché sono 65 km, un ultramaratona di fatto, però sono 3.000 metri di dislivello positivo e 3.000 metri negativo. Quindi diciamo che le tempistiche si vanno a allungare molto. Il nostro Federico Marchi conosce bene il mondo dell'ultramaratona, e 65 km su strada sono una cosa, 65 km di trail sono tutta un'altra cosa, a livello proprio di impegno fisico e di tempo che si spende sul percorso. Il percorso è molto tecnico, in alcune parti direi quasi a livello delle Alpi. Ci sono dei punti, soprattutto tra il Follia e il Faudo, o scendendo da Passo di Vena, dove i trail cominciano ad essere molto molto tecnici, e quindi si richiede una certa esperienza anche a tutti i partecipanti. E per il resto speriamo che davvero che tutto vada bene, che ci si diverta, perché è un modo di coinvolgere, divertirsi e valorizzare la nostra terra.